Al 31 maggio il Napoli è l'unica squadra che può seriamente programmare sin da adesso il proprio futuro. Tutte le altre hanno difficoltà di vario genere. Anche la Juve, certo, che è ancora in cerca di un allenatore. Io non sono per nulla convinto che alla fine arrivi Sarri. Sarri potrebbe utilizzare le voci che lo vedono vicino alla Juve per alzare la sua posta con il Chelsea. Ha già detto che vorrebbe rimanere in Premier League. È difficile immaginare che abbia detto una stupidaggine del genere. Certo, la tentazione Juve è forte, però ci sono, per una persona come lui, che non ha avuto paura di rinunciare alla certezza di un futuro garantito e importante da dirigente bancario per tentare la strada difficilissima di allenatore professionista, per uno come lui il rischio non è certamente una componente sconosciuta. Quindi non sono così sicuro che Sarri possa accettare di andare alla Juve. All'Inter è arrivato Conte, vedremo quello che farà, ma c'è la brutta gatta da pelare di Icardi, che la società vorrebbe scaricare, ma che il giocatore fa ostruzionismo, ufficialmente vuole restare, lo ha detto la moglie procuratrice. Potrebbe tranquillamente essere una manovra solo ed esclusivamente per abbassare il prezzo del cartellino ed aumentare quello del suo ingaggio. Icardi a 26 anni resta uno dei centravanti più forti dell'ultima generazione, probabilmente il più forte in assoluto. Certo, ha un problema chiamato Vandanara, che sotto certi punti di vista è un bellissimo problema, che però finisce col penalizzarlo moltissimo, forse troppo da un punto di vista professionale. Al Milan peggio che andare di notte. Non si sa assolutamente nulla, non si sa né chi sarà l'allenatore dopo le dimissioni di Gattuso, non si sa chi sarà colui che sceglierà l'allenatore e detterà le linee della società. Potrebbe essere Maldini, ma Maldini vuole delle garanzie non solo economiche, garanzie importanti da un punto di vista economico, chiede un contratto per lui intorno ai 3 milioni di euro, ma anche vuole carta bianca, evidentemente vuole anche un budget da poter spendere. Non dimentichiamo anche che il Milan è atteso da un doppio verdetto da parte per violazioni del fair play finanziario, quindi potrebbe essere costretto a rinunciare alla partecipazione all'Europa League, situazione tutta in divenire. Alla Roma sta succedendo di tutto. Le due pagine pubblicate ieri da Repubblica hanno aperto un vaso di Pandora di cui si poteva solo sospettare e che però alla fine sta venendo fuori in tutta la sua drammaticità. Magari non tutto quello che è stato riportato sarà vero al 100%, ma magari alcuni passaggi sono stati esagerati, magari il dottore che ha fatto uscire le notizie, che ha inviato la mail a Pallotta, ci ha messo del suo un po' esagerato, ma che la situazione in casa giallorossa fosse abbastanza esplosiva era da mettere in conto. Del resto Totti, che è stato uno straordinario calciatore, è un personaggio terribilmente ingombrante. A casa Roma o comanda oppure ti crea solo problemi. Sin qui è stato lautamente pagato per non fare nulla negli ultimi due anni ed è un ruolo che al pupone sta stretto. Vediamo che cosa succederà in futuro. Certo, lì è una situazione esplosiva e anche lì non si sa nulla, né chi farà il mercato, tantomeno chi sarà l'allenatore. Se vogliamo inserire tra le grandi anche la Lazio, che non dovrebbe entrare tra le magnifiche cinque, anche alla Lazio non si sa che fine farà Inzaghi, quindi una situazione delicata. Al Napoli invece è tutto tranquillo ufficialmente, c'è Ancelotti che non è in discussione, c'è un gruppo che andrà rinforzato ma che è già ben consolidato, resta alla base però sempre una divergenza tra il presidente e l'allenatore sul mercato. Noi non sappiamo che cosa si siano detti Ancelotti e De Laurentiis in quel famoso incontro nel quale, secondo alcune fonti romane, sarebbero venuti addirittura alle mani. Non credo siano venuti alle mani, ho fatto un po' di domande in giro, questa ipotesi mi è stata esclusa da tutti, però nessuno ha negato che ci sia una giusta dialettica all'interno del gruppo, con Ancelotti che vuole giocatori pronti e importanti e De Laurentiis che vuole continuare a prendere giocatori di belle speranze. Ripeto, questa è una dialettica che è all'interno di tutte le società, poi tutto sta a vedere quello che si sono detti e il modo in cui si sono detti, perché al di là della sostanza anche la forma ha la sua rilevanza. Se Ancelotti si è limitato a fare delle richieste e De Laurentiis ha risposto picche, è un conto. Se Ancelotti ha detto piccato, non erano questi gli accordi presi l'anno scorso, è chiaro che il discorso è differente.
lo vedremo solo in futuro. Fatto sta che Ancelotti si gioca molto della sua credibilità agli occhi dei tifosi. Tutti hanno detto diamo un anno di tempo ad Ancelotti, poi vedremo che mercato farà. Tutti sono convinti che con l'arrivo di Ancelotti De Laurentiis cambierà la sua filosofia aziendale. Io non ci credo. Non l'ha cambiata in passato con Mazzarri e con lo stesso Sarri. Con Mazzarri era abbastanza facile. Con Sarri molto più difficile dopo quello che è successo con la squadra straordinaria degli ultimi 3 anni. Non l'ha cambiata neanche con un allenatore che quanto affascino e personalità ha poco da invidiare a Ancelotti come Benitez. De Laurentiis questo è. Io non credo che cambierà con Ancelotti. Vedremo quale sarà la reazione di Ancelotti. Con De Laurentiis sin qui c'è sempre stata la crisi di tutti gli allenatori. C'è stata la crisi del secondo anno con un mercato inferiore a quelle che erano le promesse della vigilia. Alcuni hanno reagito malissimo come Benitez, che di fatto se n'è andato dopo un anno, anche se è stato costretto a rimanere un altro anno. Altri come Mazzarri hanno resistito, non hanno avuto il coraggio per quando hanno fatto trapelare tutto il proprio malumore. Infine Sarri, che è rimasto dopo il secondo anno solo ed esclusivamente in virtù dell'accordo preso con i giocatori per dare l'assalto allo scudetto, ma che già aveva mollato mentalmente dopo il secondo anno, anche se ha fatto un lavoro straordinario anche l'anno scorso, e questo è impossibile non riconoscerlo. Vediamo quello che succede con Ancelotti, vediamo se De Laurentiis, come alcuni cotifosi del Napoli sono convinti, io no, gli prenderà davvero i giocatori che vuole, vediamo poi come reagirà Ancelotti. Il problema del Napoli è tutto questo, potrebbe avere un grandissimo vantaggio sulle rivali italiane, purtroppo ha questo problema di base, che è un presidente che non va al di là di scelte fatte all'inizio e che con il quale prima o poi finiscono con lo scontrarsi tutti gli allenatori.